Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi ospite speciale in Brasile, qua direttamente da Roma. Da Roma, certo. O da località segreta. No, da Roma. Però questa è la località segreta. Ah, questa è segretissima. Pare un bunker, vai. Io prima di partire volevo sapere come stai. Sto bene. Diciamo che la mia vita lavorativa va molto bene, quando c'è sta il lavoro va bene, poi il resto è noia. Sono contento, io so che te facci un sacco di palestra pure, e poi la struttura io purtroppo piazzato, no, ci sono, seguo da certo, po', da quando diceva in confronto a voi mi sento Zefferino, il carbonaro. Io diciamo che mi allenavo molto, ho iniziato a 17 anni, mo ce n'ho 44, fino a 2 anni fa mi sono sempre allenato. Purtroppo ragazzi, quando ti senti appagato, il problema è questo, quando ti senti appagato a livello lavorativo, quando c'hai un'oretta che arrivi a casa, prima me ne andavo in palestra, ora mi metto sul divano, raga. Anche perché comunque sia, c'hai avuto un bel successo, comunque. Ti ringrazio. Te devi muovere tanto, comunque vedo che insomma su TikTok Zanzara fai un sacco di cose. Sì. Adesso dice vanno a lavorare a Sanremo. Ma Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, ma il problema non è tanto il lavoro quanto è il lavoro, che è il problema è che la gente ti succhia l'energia proprio. Se io incontro 10 persone al giorno, ma raga, è meglio andare al cantiere. Io, credetemi, la gente mi dice ma che fate? Mica va al cantiere, no, è peggio. Perché io faccio un lavoro mentale, è più pesante di quella fisica. Soprattutto voi che andate in palestra, no? La gente pensa che andate in palestra, ti fai bombe, ti alleni, tic-tac e cresci. No, cioè, tutto qui è tutto mentale. Tu mi insegni che le ultime 4 serie sono quelle fondamentali. Io invece accannavo subito, io quando sento una buona struttura. Prima quando pure ti allenavi forte, perché io diciamo ti seguo da parecchi anni, stavi bello, io diciamo stavo all'inizio, stavi bello piazzato, cioè proprio si vedeva proprio che facevi. No, ma mi è sempre poi ogni tanto a Big siamo pure incrociati, qualche mattina dalle navi, la mattina presto, con Nico, amichetto mio. Diciamo c'avevamo confidenza, poi io stavo sotto gara, quindi stavo quadrato, focalizzato. Ma te sei molto aperto, soprattutto tu utilizzo degli steroidi, io questa cosa l'apprezzo moltissimo. A che età hai iniziato? Dove, perché? Ma ti posso dire una cosa, io mi allenavo quando ero piccolo alla Roma Sport Center, che è quella sotto a Villa Borghese, no? Sì. C'era presente dal caffè, mo si chiama Leven, mi pare. Io mi ricordo all'epoca c'era un finanziere, regà, non potete capire come cazzo stava, e lui mi faceva rosicare perché era grosso e tirato, mi diceva sono natural. Allora io dicevo brutto e infame, a parte infame in tutti i sensi, no? Perché? Ma qual è il problema? Perché era finanziere. Ma se sono più infame, i finanzieri o i giurati? No, io non sui finanzieri, anzi, occhi, fanno un bucio del culo così. Salve! E quindi io dico, no, ma forse perché io ho un altro tipo di mentalità, a me, io dico, faccio quello che mi pare, perché? Perché io c'è stato un periodo che sono stato bene, un periodo che mi sono morto di fame. Quando mi sono morto di fame, che andavo a bussare alla mia famiglia e ai miei amici per aiutarmi, non mi si è mai inculato nessuno. Mo che sono arrivato, non me ne frega un cazzo, faccio quello che mi pare, dico quello che mi pare. E allora questo mi faceva sbroccare, dico, vabbè, che ti fai? Dimmelo. Sono natural, frate, era grosso, fragico e tiratissimo. Non può essere, no? Certo. Ok. Io invece ho sempre avuto questa mentalità. Dice, che ti fai, brasiliano? 13 di tutto. Io volevo fare pure le magliette, 13 di tutto. Capito? Che ti... Ma qual è il problema? Senti, ma... Quella che ti dava più soddisfazione di molecola qual era? Mamma mia, all'epoca c'è stava, non so se, Equipose, quello che ti cavale. Il Goldenone, quello di cavale. L'età mia. Io 33. No, però sarete Pischelli. Sì, Equipose sarebbe il Goldenone. Ma c'era quello che... Quello dei veterinari. Quello che ha la capoccia nera del cavallo, regà. Sì, sì, mo fanno con i rinoceronti. Con i rinoceronti. O io quando volevo facevo... Oh, io calcolo, faccio 60 e 60 le spinte. Ma parlavo con la gente, però ha capito che te stavo capito come sono una bestia. Pure adesso io penso che se mi metto sotto adesso al volo a secco così 50-50 ma guarda che stai piazzato, no, ma c'ho forza proprio, fratello. Sì, a parte sì, ma però dico le forme te sono rimaste, per fortuna di Dio. Adesso sto l'ABC anche perché se non ti alleni e non te incasso diventi secco come l'asta, o di l'asta lì. Perciò, un po' di testosterone, un po' di boldenone, del bolone e via. Qual è la cura più massiccia che hai mai fatto? La cura più massiccia con l'insulina, mi erano cresciuti i muscoli qua, c'avevo 3 teste praticamente. Il cinese, l'occhio a un certo punto. A un certo punto mi erano uscite. Un giorno masticavo, stavo. Non so se vi ricordate Sergio.
lui adesso ha una palestra Riccione a Rimini, anzi, Sergio Faigale, da Luiso che sì. C'ha pure il fratello che, come no? Che è farmacista. Mi sono allenato là. Allora un giorno mangiavo, io mi stavo preparando lì, un giorno mangiavo, Sergio mi guarda, mi fa, ma che cazzo c'hai? Dico che c'ho, stavo in un posto dove praticamente, sai quelle finestre a vetri che ti sì. Puoi specchiare? Mi sono girato, c'avevo tre teste, praticamente mentre masticavo mi era cresciuto qua, capito? Che quindi era l'insulina, pesavo 100-125, oh, ero troppo largo però, ero. Per me ero bellissimo. Cioè, però ero brutto da vedesse. Sì, vabbè, stavi a magnazza, era una fase di ossa. Ero spesso così, fratello. Capito sì, che ti voglio dire? Vabbè, l'insulina quando vai l'insulina non fa glicemia, comincia a mangiare. Però insieme a Jack è il mio ormone che c'è. Che spettacolo. Jack è insulina. In quel video dove sei andato virale, dove hai imbruttito alle guardie. Sì. Là, tu l'hai iniziato, là, secondo me, proprio. Lì stavo, soprattutto stavo de lunga, come si dice. Erano tre giorni che stavo sveglio. Però allora, visto che siamo su YouTube, sì. Allora ovviamente tutto quello che noi stiamo dicendo, perché poi io non è che mi dissocio, anzi io lo rifarei, però diciamo ai ragazzi più giovani di non ripetere, no. Perché questi sono gesti certo. Estremi che uno fa in situazioni molto molto particolari. Che cosa vuol dire? Perché adesso noi siamo praticamente i giovani fanno quello che famo noi, diciamo che adesso te capite i tuoi sbagli comunque adesso sì, però comunque... appunto per quello io però sono nato grazie a quel video là. Bravo, sì, io sì. Sono nato grazie a quel video là involontariamente, poi, involontariamente. Certo, certo. Però ovviamente ma chi ti ha fatto quel video? Ma uno dei viaggiatori, una guardia. Ah, una guardia l'ha certo. Fatto lì, ti ha ringraziato? Io sì, tutta la vita lo ringrazio ancora oggi, la gente la ringrazio, è stato molto molto carino a farmi il video. Tu hai fatto riferimento prima a questo poliziotto che era grosso e con tutto definito prima, no? Sì. E ti ha dato fastidio che ti mentisse. Cosa ne pensi? Perché questo è un pochettino quello che combatto sì, anche io su YouTube. Cosa ne pensi dei ragazzi dei no, fake natural? È inutile che ci parli. È inutile che io se tu mi dici una cazzata, ma di che sto a parlare? Con te, se vede che te fa, cioè se vede che te fai bombe punto e basta. Capito? Quindi è inutile, io non ci sto ormai, adesso proprio non ti metto in culo proprio, però prima proprio non ci spreco più tempo, ti dico che te fai frate, quando non mi dici no sono natural, va a dormire, va, via e me ne vado. È del neofita che ci crede però? È del ragazzo che ci crede? Bravo, e crede che poi ci prova anni e non ci crede. Che veramente non si prende le bombe però. Io, guarda, credimi, con il titolo alla mia parola, io stimo moltissimo quelle persone. Che cosa vuol dire? Uno che si fa le bombe non vuol dire che non ti va di allenarti, perché certi prendono, dice devi fare bombe perché non te va di fare un cazzo, no, perché è ovvio che se io peso una piotta, voglio pesare una piotta e 20, si pesa una piotta e 20, poi voi lo sapete, sì, tu lo sai di che sto a parlare. Io faccio un bel lavoro, diciamo. È bravissimo, è il contrario da anoressia, certo. Te vedi sempre piccolo. Sempre piccolo. Questa cosa è vera, diciamo che... Te vedi sempre male e te vedi sempre piccolo, sempre specialmente piccolo. Quando sei già grosso, lo vedi sempre più grosso. Che la gente soprattutto ti dice, ma che ha fatto, ma vedi come stai, sì, ma sì. Perché sto bene, te vedi piccolo, sì, capito sì. Che ti voglio dire, quello per me, però quello è un problema può diventare, nel senso che uno comunque deve fare attenzione, io infatti stavo, io una volta a settimana andavo anche a parlare con qualcuno, perché la vita mia era la palestra, quindi senza bombe e senza palestra non potevo farne a meno, sì. Però nello stesso tempo, siccome mi partiva la porta il testosterone, mi picchiettava, no fratello, il testosterone mi faceva omicidi, mi picchiettava qua. Ma hai fatto ammazzate, cioè mi ha mandato qualcuno sotto bombe, sì, sotto sì. Non ti sei riuscito a controllare, tipo no. Non so, uno ti suona a mezzo la strada, cioè praticamente è capitato. Un animale, cioè sì. Raccontami di sì, se non le sai controllare. Frate, io allo stadio, io mi facevo le bombe a quel famosissimo video di Lucci, no? Io quello ho preso questo tocca andato fortissimo. Io perché praticamente noi c'avamo sto gruppo, per favore, poi ci portavo cosa bene. C'avamo sto gruppo, io ho acqua, no, no, no. Ma riferimento a quella, la mettiamo qua. E praticamente noi c'avevamo sto gruppo, io prima di andare veramente, cioè non è che io l'ho detto e non lo facevo, io mi facevo le bombe proprio per essere più violento, sì. Poi ci davi un botto e diventavi altro che i cani da Malesia lì, no? Diventavi proprio dal Tanius, ti ricordi dal Tanius? Diventavi dal Tanius, le famosissime trecce, ecco guarda, questo è l'antidoto. No, non l'aprire. Vabbè, non la berrò mai. No, non lo prendere. Allora, questo è l'antidoto quando uno si gli è dato forte, è chiaro, no? Che dice no, mi prendo le pasticche per smartire, tu ti bevi
ti bevi uno, due, tre. Due, tre. È la terapia giusta, questa qua, la terapia giusta. Te ripi subito. E mancava cosa, però hai detto. Ah, cocaina, no, ma te l'ho detto. Vabbè, no, te l'ho detto. Le però poi c'abbiamo, cioè, anabolizzanti e cocaina faceva il buco. Io lo usavo come... che ti posso dire, sai quando ti prendi il come si chiama quello, la pillola celeste per il Viagra? Io me la bevo. No, te lo sapete, no, ma che sta mano quello là prima d'allenarte, il Monores, il Monores. Io la roba usavo come termogenico, capito? Che sì. La usavo come termogenico, ma effettivamente ovviamente fa malissimo, ci dissociamo di quello che stiamo dicendo, ovviamente. Comunque, non ti è mai passato qua a testa magari una volta di gareggiate, volevo fare una preparazione seria? Sì. Quando stavi al top, diciamo? Sì, però io a livello di sacrificio, perché tu mi insegni che per gareggiare e vincere, fratello, se io devo gareggiare devo vincere. Io nella vita so così, se io devo, me sono messo a cantare dopo un mese, ero terzo in Italia, su Spotify, cioè io se devo fare una cosa, devo fare certo. Al top. E non ero all'altezza, perché non fisicamente, perché comunque tu a un certo punto devi levare i carboidrati, sì, a fare almeno levare i carboidrati più in vita comincia a sparare la gente, capito? Non ce la faccio, sì. E quindi mentalmente non mi ha retto. No, veramente questo ti fa onore, perché c'è tanta gente che si ostina a prepararsi quando non ha proprio la testa per fare le gare, cioè parte tutto da qua, poi i muscoli sono tutti una conseguenza. No, è solo mentale, l'amore mio. Quindi è solo mentale. Io questa è una cosa verità. Che pochi ammettono purtroppo a loro stessi. Ma no, perché? Sul però perché? Perché? Perché tanti purtroppo si infognano proprio per quella cosa che dicevi tu, perché si devono vedere in un certo modo, belli, tirati. E niente. Senti, ma una curiosità, sta cosa del Brasile, perché ti chiamano il Brasile? Perché quando ero pischiello, piccolo, 12, 13, pure più giovane, 11 anni, giocavo a pallone, ero molto tecnico, palleggiavo, un giorno stavo a palleggiare, tipo a Ronaldinho, no? E sta amichetto mio mi diceva, questo non vedi, ma che sei un brasiliano, no? E da lì non è più... Ma se sbaglio sei stato pure in Brasile? Sono stato 3-4 perché volte. Perché mi pare che dici una storia che come? Tu stavi proprio là, povero, che dicevi sempre sta località segreta, tu già da là hai iniziato questa località segreta. Come no? Sì, sì. Ma lì facevo Gargamella quando diceva la porzione magica. Sì. Guarda che spalla. Ero così, ma tutto rosso era addosso. Lì sì. Che poi c'è l'occhio, come l'occhio, ho preso una bocciata in faccia, guarda la Ceres, ma proprio una culo della Ceres, ma niente, però. Stavo a volare, stavo quando volando, ti sei accorto che quando sono solito a casa, che poi al giorno dopo, pure quando sei in bianco che litighi, no, e botte mi senti subito, senti il giorno dopo, amico mio, hai capito come? È questo. Cosa hai da dire ai giovani invece che si avvicinano a questo mondo, tipo sono neofiti, però vogliono subito diventare grossi per colpa di Instagram? Io ho sempre detto Instagram comunque ha cambiato molto l'ideologia delle persone e si iniziano subito a bombare. Guarda, ma io ti dico una cosa, il problema di Instagram non è solo per quanto riguarda l'allenamento della palestra, è per la vita, è per lavoro, vogliono essere miliardari senza fan cazzo, loro vorrebbero saltare le tappe in generale, ma ti ripeto, non soltanto per l'allenamento. Purtroppo io che sono consapevole che io faccio parte degli influencer, no? Magari giro i macchinoni, orologi, i soldi tutti i giorni, e comunque, però quello che loro devono scindere, che noi lo facciamo per lavoro. Questi non vogliono capire che io ti faccio vedere quello che mi pare. Se io ti dico che mo stiamo a Dubai, io ti faccio credere che mo stiamo a Dubai. Hai capito che ti voglio dire? Però è un film. Questo qui sono tutte menzogne. Sui social si vede solo l'1% di quello che è la vita reale. No, ma è pure mascherato. Io ti voglio far vedere, capito? Non sì, tutto quello certo, che ti faccio vedere. Certo. Io ti voglio vedere. Ma quello che io sono. Fa vedere solo il bello, infatti. Mai il brutto, mai quello che fateci caso, fateci caso. Esci con una, mo c'hanno tutti sti culi così, no? Sì. Ok, su Instagram. Sì. Dal vivo, l'altro giorno sono uscito con una, a un certo punto questa si avvicina alla scopa, dico porco, ma il culo dove sta? Ti dico adesso, tu c'avevi il culo su Instagram, che scemo di poggiare e bottiglie, ma il culo dove ce l'hai? No, però sai, mi sono dimagrita, no, tu non ti sei dimagrita, questa è una truffa, quindi. Questa è una truffa, oh, questa è truffa. Chi l'hai fatto la No, me ne so io, dico come te mi sta a truffa, senza culo, ma dove vai?
Hai capito? Gli hai detto, me ti pagavo. Ma no, ma purtroppo adesso purtroppo, col fatto che uno si può modificare, sì, allora ovvio, è tutto un bluff, sia quello che facciamo noi, ma sia anche come si presenta la gente. Nel senso, guarda Instagram, tu ne vedi una brutta? No, ne vedi una brutta? Piamo Instagram, ne vedi una brutta? Solo bei ragazzi, visto. Ne vedi una brutta? Fisicamente fanno paura la maggior parte. Ok, no, ma dal vivo saranno così? No. No, saranno così. Sono rimasto deluso. Allora, facciamo riflettere chi ci sta ascoltando, no? Perché, mo, a parte uno cazzare e bire cose, paresso, BDP e badapà, io vi dico che il social è una cosa seria. Perché? Perché è vero che uno deve stare sul social, se deve divertire, ma ormai per i morchiacci sta Bidu, Badu, Dudu, Didu, Tinder. Io sto sul divano, c'ho più 5 appuntamenti, hai capito che te voglio dire? Però io, che comunque questo è il mio lavoro, quindi cioè, perderei anche, cioè io anzi dovrei dire state sui social e venite dalla parte nostra, invece io vi dico stateci il meno possibile, cercate di uscire, cercate di conoscere gente per strada, le donne della vita vostra sicuramente su Instagram troverete la scopata al volo, così le donne della vita vostra le trovate al supermercato, al locale, al pub, al supermercato, sì, al ristorante. È vero, però ti posso dire è proprio cambiata la società, ma di questa cosa ormai la maggior parte dei rapporti nascono tutti online. Ho capito, amico, ma non mio. Solo, ma poi si perde pure questa affinità tra persone, sì. Io vado al ristorante, io vedo tutte le coppie con il telefono in mano, sì, non si parlano, ma più, no, ma le coppie, le famiglie intere. Io sono il primo che io non c'è lavoro, quindi io uso parecchio. Però dobbiamo impararci a distaccarci un po'. È vero, questa cosa è vera. Ogni tanto infatti me noi lo diciamo soltanto. Sì, ma non lo diciamo soltanto. Ma non lo facciamo mai. Io sto dalla mattina alle 8, però c'è lavoro, io ho fatto parecchio di vita. Sì, te dalle 8 alle 5 di mattina, fratello. Però, diciamo che cioè, questo è un messaggio che uno deve far passare. Perché? Perché comunque poi ti isoli. Guarda che quando tu stai tutto il giorno sul telefono, fai anche, io lo sto vivendo sulla mia pelle, fai fatica ad interfacciarti con le altre persone. Io quando esco a oggi faccio molta fatica a interfacciarmi, nel senso può capitare che sto in un ristorante con 100 persone, però mi sento solo, sì. Non so se vi capita mai. Ho capito quello che intendi. Perché la gente parla la gente parla della fuffa, ha capito? Poi ognuno c'ha, è ovvio, si sta al tavolo del bodybuilder, di che va a parlare? Di palestra, di bombe, di alimentazione, di che va a parlare? Certo. Quello che ti sei preso, come ti sei allenato, si stai al tavolo del prendi, cioè è tutto rapportato a dove stai. Però io mi trovo a tavoli altalenanti dove c'è l'imprenditore, c'è l'influencer, il calciatore. Io certe volte mi trovo così, dico, ma io ho il cane da solo a casa, no? Ma io, ma che cazzo, costi ritardati? Ma io, ma che ci sto a fare? Ma me ne vado a casa col cane? Perché magari argomenti manco ti interessano. Ha capito che voglio dire? Sei forzato a stare confortato. Ma questa nuova veste di cantante. Sta andando forte, lo aspettavi tutto questo successo, diciamo, tanto per iniziare. Ma diciamo non si aspettava nessuno forse che il brasiliano poteva cantare. Te posso dire una cosa, padre. Tu quando è il discorso che stavamo facendo fino adesso, tu quando credi in te stesso, ormai io non mi sorprendo più. Che cosa vuol dire? Mo l'altro giorno a Repubblica, no? Intervistava Repubblica, io ho detto, scherzando ovviamente, se io domani decido di diventare astronauta, facile che quest'altro mese vado sulla Luna. Perché sono talmente focalizzato. No, a parte focalizzato, sono ambizioso, fracico. Te ho detto prima, fratello, se io ce devo aver fisico, dopo sarà più 8:20. Se no preferisco essere normale. Capito che te voglio dire? Se io faccio una cosa, la devo fare al top, se no non la faccio, ci dedico tutto me stesso. No. E questo è un altro obiettivo. Allora, questa è un'altra cosa che dobbiamo dire ai ragazzi, perché adesso a metà strada interrompono tutti. Magari che te posso dire? Loro pensano che vanno in palestra e con la bacchetta magica se dimagriscono subito e interrompono il percorso a metà strada. Diciamo che in questo la palestra ti ha pure aiutato a te. Ma sì, perché ma comunque. Ma mi ha aiutato la strada, mia moglie, ti dico la verità. A me mi ha aiutato la strada. Mi ha aiutato la strada perché ho tribolato, ho toccato con la fascia la merda. Io per via traversa la storia tua la so un po', perché so, diciamo un amico in comune, quindi praticamente. E io ti stimo tanto per quello che sei adesso, perché diciamo te ringrazio, diciamo hai ammesso anche i tuoi sbagli, sei andato avanti e ti auguro il meglio veramente. E io ti ringrazio, perché questo è una cosa dire, che
che sbagliare tutti gli umani possono sbagliare. Eh certo, ma no, ma l'importante oggi... è ammetterlo, andare avanti, superarlo con... cioè... tu hai detto, adesso hai detto la chiave di tutto, l'importante è ammetterlo. Il problema è che oggi, allora, se sì, te siamo amici e litigiamo, io ci ho torto, io ti chiamo, ti dico fratello, ti chiedo scusa, ti chiedo scusa, adesso ormai scusa, perché non vuole ammettere più nessuno, che no. Comunque, hai capito che ti voglio dire? Purtroppo, regà, siamo in un'era di merda, io mi tengo stretti, le mie cose, è brutto dire questo, ma... sai quando dice io c'ho il mio piccolo orticino e me lo tengo stretto? Perché ti dico questo? Perché se tu provi ad essere un po' più aperto, a fare il passetto più là, ovvero cerco di aiutare qualche persona, dopo la gente, se tu gli dai il dito, se via tutto il braccio, hai capito che te lo voglio dire? Io non è che non voglio aiutare nessuno, ma se io dessi retta alle persone, questi ti chiedono 100 ore al giorno, ma in 400 sì, persone sì. Però. Certo, cioè, hai capito certo. Che ti voglio dire? Uno non è che non può aiutare, uno purtroppo non può stare al tempo con questi, perché cioè raga, poi non vogliono fare, non hanno proprio voglia di arrivare, di mettersi in gioco, di mettersi in gioco, non ce l'hanno proprio la voglia. Cosa ne pensi invece del passo che sta prendendo giustamente questa società? Cioè io ormai vedo che, cioè, calcola che prima, no, se tu mandavi a fanculo un tuo genitore, quindi rimazzate, oggigiorno se io mando a fanculo un mio genitore e i genitori mettono le mani addosso al figlio, quello lo può denunciare. Il telefono azzurro. Cosa ne pensi di come si sta evolvendo questa società? Allora, mo io sto a parlare con te, no? Io ti guardo negli occhi e deduco che tu sia un bravo ragazzo, no? Che cosa vuol dire? Comunque la strada, no? La strada te marca, io ce l'ho qui dentro, io a 13 anni dovevo guardare la gente e dovevo vedere se erano guardi hamburghesi o no, pensate come sono cresciuto io, quindi io ti guardo in faccia e ti dico pure quante volte vai a cacà durante l'arco della giornata, no? Allora io deduco che tu sia una brava persona, deduco che tu porti rispetto a tuo padre e tua madre, ma tu ce l'hai dentro però, perché tu si vede che sei cresciuto bene, sei cresciuto con valori e principi che ti hanno inculcato la tua famiglia, dimmi se sbaglio. Esatto, ok. Adesso purtroppo la gente crede e penso che tuo padre e tua madre siano delle brave persone, no? Ok. Mo adesso amico mio, ascoltami bene, la gente cresce col padre che è tossico, la madre fa i bocchini sulla salaria, scusatemi, magari una mignotta che fa i bocchini sulla salaria, un ragazzino a 16-17 anni, ma come cazzo volete che cresca? Mo però io, siccome vivo a Roma e a Roma ci sono queste realtà, è ovvio che su vai ai Parioli, no, magari c'è sta la famiglia per bene, però nello stesso tempo il figlio cresce che vorrebbe fare bandito, quindi anche fare il genitore, io non sono padre, è il lavoro, è il mestiere più difficile che c'è sta, raga. Io perché non ho voluto fare i figli? Per questo motivo qua, perché mio padre con me ha sbagliato, io mi drogo per colpa di mio padre, perché mio padre si drogava, io ho visto mio padre che si drogava, gli dico che fai papà, lo voglio fare anch'io, ok, ok. Se io faccio un figlio, io non posso fare a catena di Sant'Antonio, perché se io mi drogo, mio figlio si può drogare, io lo butto dal quinto piano, hai capito che ti voglio dire? Perciò, raga, vi ripeto, come fai sbagli, purtroppo ognuno di noi, secondo me, l'unica cosa è che dovremmo specchiarci, dovremmo fare un lavoro interiore, proprio con se stessi, e purtroppo se devo guardare a noi, cioè tu te devi guardare a te, io mi devo guardare a me, tu te devi guardare a te, perché purtroppo vedi mo pure oggi, mo tu stai a parlare con un amico, te giri 300 chiacchiere, no? Certo, eppure, cioè, io ho sempre detto perché tutta questa, perché la gente non c'ha più una vita propria, no, la gente si vive per fare le chiacchiere, per mettere zizzania, per essere cattiva. Hai capito? Fin quando ci saranno queste cose, raga, purtroppo non miglioreremo mai. Ma questo è circoscritto all'Italia, perché nei paesi. Bravissimo. In America è tutto diverso. Cioè è nel peggio senso, in America, È peggio in America. Ma no, guarda, di cattiveria, non si parla. Ah, ok. Tu parli, cioè, di cattiveria. Capito? Nel senso, sai quanti vogliono adesso il male suo? Quello lo stava già adesso. Aspettano un altro. Invece da dirmi, oh, guarda sto poraccio. No, ma perché l'italiano, quando vede uno che c'è successo, lo vuole buttare subito giù. Cioè, già a me, nel mio piccolo, che io non sono nessuno, cioè lui è molto più di me, già me vogliono buttare giù. Se io sbaglio una condizione gara o un post, pensa a lui. È verità. Ti posso dire una cosa, nel mondo tuo è peggio, sai perché?
perché nel mondo tuo ci sono i vorrei ma non posso, quelli che sono sifilitici, hanno proprio la genetica che manco fa mister Torvagliani, se si fanno tutte le farmacie d'Italia, sì, che se fanno 13 di tutto, bravissimo. E però nel mondo tuo è molto, io ci ho vissuto, frate, perciò ti dico che uno deve sempre criticare l'altro, lo deve sempre affossare, ma le gambe ce l'ha, ma quello ce l'ha, il tricipite è mancante, se sa, raga, però non sa il sacrificio che ci sta dietro, mamma, se allora, lo sapesse lui, c'ha ragione, invece di tipo gratificare, bravo, i muscoli belli, fanno subito attaccare quelli carenti, certo. Sì, capito? C'ha ragione qua. Che vuoi dire, Andrea? Ma io niente, io Costa basta. Ma devo dire una cosa. Allora, perché votate il Brasile? No, tutta la vita, ma no, ma votate il Brasile, ma sono una persona vera, questi sono pupazzetti della PlayStation. Allora, quello che voglio dire io, in questo mondo, nel mio mondo, cioè ci sono i lecchi, i salamalecchi, no? Quelli che leccano il culo. E oggi Sfera è il numero uno nel mio mondo. Sì, è inutile a livello di numeri di che stiamo a parlare. Sì. Però io non me lo inculo per niente, perché? Perché io un mese e già siamo a livelli alti. Non sono uno che loro mi vedono, mi sentono, la potenza di una persona tu la percepisci, io non mi culo nessuno perché so che fra 2-3 mesi io sto a quei livelli là, capito che te voglio, io non me lo sento che sto a quei livelli là, perché se tu non pensi così è meglio che te ne stai a casa dentro al letto a suonare il violino. Ma tu già ti immagini che stai lì, io già questa cosa ti aiuta. Oh, allora, questo è il potere della visione. Lo sai, tu già ti visualizzi dove ti sei arrivato. Questa è legge quantissima. Lo sai. Esatto, io sono super credente a questa cosa. Io tutto quello che ho oggi giorno. E stai mettendo paura? E tu lo sai che alla moto spero. Senti che ti sto dicendo. Allora, io ho avuto un incidente all'occhio. Senti, ascoltatemi bene su questa cosa. Io ho avuto un incidente all'occhio. I soldi ancora non li avevo presi. Avevo lasciato perdere la causa. Perché io dico, ma quando cazzo vado a piedi i soldi? A un certo punto mi è venuta un'illuminazione, dico, sai che c'è? Io ho l'occhio così, devo prendere i soldi. Ho chiamato l'avvocato giusto, io dovevo ancora prendere i soldi, ma già saporavo quei soldi là che ancora dovevo prendere. Esatto. Io ero sicuro che andavo a prendere quei soldi là. E già dicevo, mamma, queste dubbiotte, come cazzo li investo? Bravo. E così faccio nella vita. Cioè io non dico speriamo che arrivo, no, io arrivo, perché bravo, già mi vedo. Bravo. Io già mi vedo là. Io fra 3 mesi sono più forte di tutti. Io se io c'ho uno staff, io già mi vedo che fra 2-3 mesi sì, sono a quei livelli là. Ma non è che dico chissà se ci arrivo. Se io pensassi, allora il mio staff, io gli dico o la pensate come me, se no statevene a casa, perché io ci devo avere lo staff come il mio, come me, perché sennò non può lavorare con me. Io da quando ho scoperto questa cosa, se possiamo chiamarla, ma come l'ha scoperta? Mi ha cambiato la vita. Come l'ha scoperta? Io da quando ho iniziato YouTube, io ho detto ok, mi vedo già con 100.000 followers ed è successa come cosa. Mi vedo fare 200, 300, 400.000 visual a video ed è successa quella cosa. Mi vedo con un tot nel mio conto in banca, come ti dicevo, credo ciecamente a karma. Io se faccio il bene so che riceverò del bene. Se faccio il male riceverò sempre del male. Ripeti sta cosa, fai del bene, riceverò del bene. Allora, mo te dico questa. Questa è una frase che diceva sempre a mia nonna. No, ma così. Ma è così, ti giuro Andrei, funziona così. È così, il bene te ritorna sempre. Cioè, ci sono le persone che ci credono e non ci credono. Io sono ciecamente convinto. Io pure. Guarda, facci caso, chi fa del. Allora c'era, senza fare nomi, no? Mettiamola così. C'era uno che voleva sfondare sui social, no? E mi ha fatto esistono i dissing, no? Tu io ti faccio una sorta di preventivo, tanto per diventare famoso di far dissing con me, sennò non ci può diventare. No, è così, però è così. Io ti faccio un preventivo, io mi pio un euro a follower, giusto? Tu hai 20.000 follower, sono 20 sacchi, io ne ho più 10.000, sono 10 sacchi. Ok, questo mi attaccava e non voleva che c'è una lira, ma ha provato io ho il mio motto, invece io mi chiamo Clemente, non me ne inculo per niente. Allora, se tu non vuoi lasciare i soldi, io mi chiamo proprio Clemente, non mi ti inculo proprio, poi di che mia madre fa i bocchini, che li faccio io, che vado per trans, ma poi di quello che mi pare. Infatti su TikTok è quella gente prova ad attaccarlo. No, però ascolta, allora se tu non casci i soldi non me ne frega cazzo a me. Allora questo ha fatto di tutto per screditarmi, ha detto che era un pedofilo, ha detto che andavo che bambine, adesso il karma. Ma questo sta alla stazione Termini a chiedere l'elemosina. Perché la moglie lo ha cacciato via di casa, no? Per dirti, no? Perché si stava scopando una
E il, questo è il karma. Oh, tu dirà ad una persona che sai che, è un, che è pedofilo, adesso in Italia sono illegali, no? Però io ho stretto i denti e dico vabbè, se sono pedofilo usciranno le prove, se ci stanno queste prove vediamo se sono pedofilo. Mi ha attaccato così, mi ha attaccato su altre cose molto molto gravi. Però vedi, già la ruota gira, ma questo sta alla stazione Termini fatto dei crack che chiede l'elemosina alla gente. E non ammazzeremo. Che importanza dai ai soldi? Tutto perché ecco, poi questo lui è il messaggio. Intorno, aspetta, io ho una cosa diversa, a me piace il comfort, quindi per avere il comfort devo avere i soldi. No, ma io ti dicevo questo. Allora, per comunque condurre a fare, io diciamo che conduco una vita molto agiata, certo. Non diciamo quanto spendiamo perché sennò mi esploderebbe la gente, però quello che io purtroppo quanto guadagno, cioè la spesa è rapportata a quanto uno guadagna, certo, ovviamente, certo. No? Però sono molto, come ha detto te, a me piace il comfort, io non faccio un passapiedi, mi muovo in Uber, se non ho la macchina vado in NCC, vado in Uber, vado in taxi, non mi va proprio, certo. di farmi venire l'ansia, cioè io ormai sono arrivato a un punto che io, perché ho fatto i sacrifici, comunque il lavoro, che se non mi va di fare una cosa non la faccio perché mi stressa. E sono in grado di non farla, non è che la devo, cioè non è che mi devo alzare per forza alle 7 di mattina per un attimo e il cartellino. Io mi sono creato una situazione, siccome io non ho mai lavorato manco un minuto della vita mia, ho fatto i reati a suo tempo, mo faccio l'influencer, ma perché non ho lavorato? Perché io non sono un tipo che devo dire, levo apposta a sedia a casa, io ti do una sedia alla testa e te lascio per terra, hai capito che ti voglio dire? Quindi siccome io mi conoscevo, no, però è così, io non so uno che dici, ah, va qui, vammo a piare qua la scarpa. Io te la faccio mangiare la scarpa, capito che devo scorpione. E quindi allora ho preferito fare, diciamo così, perché sennò incidiamo anche le persone a fare i reati. No, questo noi ci dissociamo. Ho sempre preferito fare altro, però io andavo contro, io dicevo, se io muovo questo ed è illegale, sono consapevole che se muovo questo è illegale, può essere che me vengono e mi bevono. Capito che ti voglio dire? Non è che poi te bevono e fai beve tutti, perché uno quando fa i reati, fai i reati, devi essere consapevole, anche qui ci vogliono le palle, devi essere consapevole che se tu stai sbagliando, devi sbagliare, sbagli, vai a pagare, ma devi pagare te, non devi far pagare l'altro. Certo. Questo è. Questa è una cosa che oggigiorno infatti non c'è sta più. Ah, purtroppo no. Ma non solo in quell'ambito, ma in tutto, cioè l'infamia è pieno. E se potessi cambiare qualcosa nella tua vita, cosa cambieresti? Studierei. Ecco, questa è una cosa che dovrete ascoltare tutti. Io l'unico sbaglio che ho fatto è non aver studiato. Io penso questo, che se io mi sono creato tutto, questo con la quinta elementare, io penso che io ho sempre detto che se mio padre era notaio, io avevo 18 lauree, ero il più forte notaio forse d'Italia. Siccome mio padre faceva i reati all'epoca, io ho fatto i reati appresso a lui, quindi l'unica cosa che rifarei, che non rifarei e quindi che rifarei è studiare. Studierei fino a 10 lauree per piegherei, questo lo posso dire a gran voce, ti dico la verità. Hai fatto molto riferimento a tuo padre, nella tua vita qual è stata la figura più importante per te? Purtroppo nel bene o nel male è stato lui. È stato tuo padre? Sì, amico mio, sì, purtroppo sì. Brasile, io ti ringrazio per essere stato con noi oggi, ci ha fatto veramente un sacco piacere. Grazie a voi, grande. Ragazzi, ci siano altre volte. Come no, ragazzi, certo. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto questo podcast, se ne volete vedere altri con il Brasile, noi siamo qui a disposizione. Mi raccomando, andatevi a sentire la nuova canzone 44. Noi mandiamo un abbraccio anabolico a tutti quanti. Dai, ragazzi. Anabolico, però anabolico.